Ciao ragazzi, bentornati sullo stato di Federico. Nello scorso episodio abbiamo completato il regno delle cascate e in questo episodio andremo nel regno del sabbio, ma prima vorrei controllare cosa abbiamo catturato. Allora, abbiamo controllato la rana, poi il catenaccio e il dinosauro. Ok, possiamo andare. Ok, te l'ho detto ieri. Tappi, non parlare troppo, se no ti viene mal di gola. Scusate. Allora, il regno delle sabbie è tosta l'acqua. Oh, no. In cima alla torre. Oh, una luna. Basta, Cappi, ti ho già detto che ti viene mal di gola se parli un po'. Ok, non parliamo. Poi dici come mai, visto che per quanto che ho detto Mikhailovich così, tutti morti tranne... Cioè, sarà scappato anche Oh, altra città. Oh sì, c'è una luna. Una luna. Ecco qui, tosta landa si chiama. Oh, cos'è un monolita lunare? Un razzo congelato? No, perché un razzo congelato? Sì, appunto congelato. Ma ci sono... Questo? Niente. Per fortuna che non ho perso. Un seme! Lo prendiamo fuori. Un fiore rimbalzante si chiama forse. No, non lo so come si chiama. Sì, non so come si chiama. Ah, devo... Do. Perché? Perché? Oh. Guarda, le orme di Bowser. Hai ragione, capito, le orme di Bowser. Mini Koomba! Ecco qui, siamo. Come si chiama questo posto? Beh, non lo so. Allora, vai controllare. Posso entrare in questa cosa? In cima alla torre. Allora, ci sono tante cose lì, c'è una luna. Allora, ok. Oh, aspetta. Oh no, ho capito che boss. Ma la testa di sganassato è quella. Osti. È dura sconfiggere sganassato, ecco. Quindi lo facciamo nel prossimo episodio. Non posso tenere... Ok, ho preso il proiettile Bill. No, il proiettile Bill. Allora, bisogna prendere due lune con questo. Vediamo se posso fare un turbo. Sì, posso fare turbo. Luna. Due lune le ho prese. Ne abbiamo tre praticamente. Lune. Capito? Non usare il proiettile Bill. Allora, sono qui in questo posto. Allora, vorrei andare lì prima di continuare. Forse è un passaggio segreto, cioè. Oh, siamo nella sabbia. Salta, salta. Oh, un passaggio segreto. Wow. Vediamo come si fa.
Sì, infatti. C'è una luna! E come faccio a prenderla con la luna? Non è che è il mondo. Cosa stavo facendo? Cosa stavo facendo? Ecco un altro cubo. Lì ci sono un sacco di monete forse. Sì! No! Mamma mia! La gioia scivolare, perché ci sono questi cose. No, perché ho perso? Quasi ho perso. No, perché? Voglio provare. Sì! Sì! No! No! Per fortuna! Una cosa familiare, quella di Stratosfera. Sì, è quella di Stratosfera. Allora, questa è una luna prima e poi riuscirò a prendere una seconda. Forse. Chi è? Ciao, come butta? Tutti qui mi chiamano Rucita. Se vuoi uno stampo, dovrai cacciare 30 monete. Allora ci stai, certo. Se non ci sta, allora non puoi lasciarti scappare la piramide capovolta. Quando sono bla bla bla. Non adesso, Rucita. Una luna! Non adesso, Rucita. Lì c'è... Sì. Allora, vediamo. Troppo veloce, Rucita. Sì, sei un campione. Qui c'è una luna. Io prendo luna, beh, ruggi taxi. Allora, sono nella sabbia mobile qui. Eh sì, avete capito, questa è la sabbia mobile. Infatti posso affondare. Voglio... No! Ecco, lo sapevo, mi sono salvato. Cosa? Wow! Oh, qui posso andare in nuovo nel... Cosa in 3D? Ah! Sono andato nel coso... Il sarebbe... Come? Perché? Oh, devo aspettare che arrivi un altro proiettile. Vieni qui. Vai. Ok. Come osi, proiettile Bill? Sì, non mi interessa, capito, non ho detto che ti viene mal di gola solo. Allora, non parliamone. È perché non riesco a... Adesso devo rientrare nel coso in 3D? Oh, dura. Quante lune! No, non ce la posso fare! Ah, ho perso un punto di vita. No. Oh,
prenderla. Ah, devo usare il proiettile. Sì, dimmi. Ecco qua. Prendito. Ma quanto è lungo? Ma mancano 16 uccelli. Allora, vediamo se riusciamo, ragazzi. Altre monete del mondo. Altre monete del mondo. Le voglio prendere. Ecco, sconfitto quel proiettile. Meglio di caricarmi la vita. Allora, ecco. La torre. Sto scalando la torre. E queste... Queste bolle del mondo. No! C'è una di te, l'avrei tolta tu. Ho perso il punto di vita. No! C'è un passaggio segreto. Che mi dà una runa! In effetti, non è il guru perché, ecco, nel prossimo episodio andremo avanti e sconfiggeremo, mi sa, forse si chiama, la Prudal Femmina. Beh, intanto facciamo solo questo pezzo. Che avevamo... Vi ricordate quando avevamo fatto questo pezzo? Che non riuscivamo a fare con il planato? Beh, stavolta queste cose che vorrei attivare, però devo stare attento! Perché è inutile, perché se no è inutile fare avanti con questi cosi. Ecco, lo sapevo! Infatti. Tu sì! No, stavolta non posso farlo. È proprio inutile. Ecco, ora devo riprendere quelli. No! Questo coso può passare. E comunque come la monster sole. Fatto. Allora, qui posso, ecco, prendiamo questo coso, allora, il nostro di occhiali da sole, ok? Allora, sì, pensavo che non potesse cadere nel veleno, ah sì, può cadere nel veleno, ho capito, vieni, non scappare, sono buono, guarda. No, ora mi muovo. Ecco quel pulsante dell'altra volta che c'ha. Ovviamente. Capita? Allora, qui bisogna fare tante cose. Allora, che cosa vuoi fare? Allora, qui bisogna prendere, indossarsi gli occhiali da sole, prendere i frammenti di luna, poi che poi ci dà una luna lì. Vedo che ci dà una luna perché guardate lì c'è il coso della luna. Coso, capita? Coso.
coso perché il nemico si chiama, non è un nemico però, il nemico si chiama Percosto. Beh, l'ho inventato io, cioè, sì, queste cose sono invisibili. Ovviamente queste piattaforme sono invisibili, quindi è inutile di sapere. Guarda, posso mettermi dal planetario, perché ho già preso l'ultimo frammento di luna. Sono un po' delle facce di sgarassone queste. Ma cosa ho fatto? No! Ma perché? Ah, perché? Devo... Dai, che ce l'ho! No! Perché? Facciamo così. Ah, ecco il problema. Capita? Vediamo che... No. Infatti c'è la luna. Ho preso 10 lune. La prossima volta prenderemo ultime 6 lune. Forse 6 lune. Infatti si è aperta la piramide capovolta. La prova della piramide capovolta. Bisogna affrontare i boss e non pensare brutto. Va bene, allora nel prossimo episodio, ok? Alla prossima! E vi dico di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella come al solito ve lo dico. Allora, quindi al prossimo episodio delle Storie di Federico. Ciao!